Spesso ci troviamo a parlare dell'essere attivi o ricettivi, gatto o topo. Fra l'altro, andatevi a guardare il video gatto o topo che vi dà un po' di parametri. E tantissime persone giustamente dicono: ma io in realtà mi sento sia propositiva che ricettiva. Mi sento alle volte gatto, alle volte topo. E questo è giustissimo. Nessuno di noi è una macchietta tutta quanta da una parte o dall'altra. Siamo delle persone sfaccettate, abbiamo tanti aspetti. Il punto fondamentale è che però uno di questi prevale. Quando ad esempio seguo una persona o magari rispondo anche soltanto a un messaggio e mi trovo a dire: non mandare un messaggio per prima, non proporti, è perché evidentemente ho capito dagli elementi che mi sono stati dati che questa è una persona prevalentemente ricettiva. Ed essere troppo attiva, troppo propositiva, soprattutto all'inizio del rapporto, pone questa regola, e cioè che questa persona, che invece tendenzialmente ricettiva, sarà la più attiva nella coppia e quindi poi dovrà trovarsi a organizzare le serate, trovare il ristorante, essere appunto più propositiva. E a lungo termine questa cosa molto probabilmente non le piacerà, perché questa persona è tendenzialmente ricettiva, ma questo ovviamente non vuol dire che una persona non possa mai mandare per prima un messaggio. Prima di continuare, lo sapevi che sul mio sito lucaromito.it ci sono webinar, corsi dal vivo, percorsi per lavorare sugli argomenti più disparati: l'autostima, la creazione di cerchi sociali sani e nutrienti, venir fuori da relazioni tossiche. Sono corsi dal vivo che io ho registrato e messo online in maniera tale che tu li possa guardare anche 10 minuti al giorno. Li trovi sul mio sito lucaromito.it. Più goloso di così,